noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro la musica nuova, dentro una macchina suona una ritmica forte, si sente da fuori, un temporale elettronico lava la polvere dai cuori. DJ suona musica nuova, BPM, respira. Dei soci del club, dei pezzi particolari, anche perché molte sono da competizione d'epoca, perché è un motoclub che si distingue da anni nel mondo delle competizioni dedicate alle moto storiche, sia quelle nazionali ma anche europee, vanta dei campioni d'Europa nel mondo dell'Endurance Classic. Abbiamo degli ospiti speciali, questa sera abbiamo una serata che si chiama Burdel da Corsa, un nome speciale che vi andremo a spiegare chi ha coniato questa espressione un po' di anni fa, una persona che ci è rimasta nel cuore, lo faremo su questo palco bellissimo, abbiamo delle moto di giovani piloti perché andremo a parlare stranamente, cominciamo con i più maturi e con le moto che hanno fatto la storia per andare alle moto di oggi e ai piloti del futuro, perché Burdel da Corsa tradotto sono i bambini da corsa. A tra pochissimo in Piazza della Repubblica a Misano Adriatico, la settimana, anzi il weekend del moto mondiale. Fabrizio, momenti curiosi, momenti simpatici, questa serata si chiama Burdel da Corsa, è una frase che è stata coniata da un bambino magico quando ancora con le moto gialle e nere del team di Maurizio e Luca Pasini, le mini moto Pasini Mini Project, affrontava le gare del campionato italiano, del campionato europeo, spostandosi prima per l'Emilia Romagna, poi in Italia e anche fuori porta, e notava sull'autostrada questi questi bilici con i cavalli per le gare di equitazione dove c'era scritto cavalli da corsa. Allora ebbe come sempre una sua simpatica e allegra intuizione, in una di queste trasferte si rivolse a Maurizio e a Luca Pasini e disse: Maurizio, Luca, ma se loro hanno i cavalli da corsa, voi trasportate bambini che corrono, dobbiamo scrivere Burdel da Corsa. Burdel da Corsa, il nome di questo evento viene da lui, l'indimenticato unico campione di coreano, campione del mondo delle 250 Grand Prix con la Gilera nel 2008, mattatore in MotoGP che troppo presto ci ha lasciato ma è sempre vivo, Marco Simoncelli. Questa battuta, questa espressione è il tema di questa serata. Intanto cedo il testimone al nostro sindaco Fabrizio Piccioni, perché abbiamo iniziato ricordando i tanti eventi che si organizzano, le tante manifestazioni che hanno luogo in questa settimana a Misano e principalmente a ridosso del weekend di gara, attività dinamiche, questi eventi di incontro che fanno da contorno, da arricchimento al fantastico Gran Premio. Sì, grazie, buonasera a tutti. Noi come tutti gli anni cerchiamo di far sì che l'evento di Misano, la MotoGP di Misano, sia un evento che possano ricordare le persone, ma anche i piloti, i team che vengono qua, soprattutto gli appassionati. Quindi cerchiamo di far sì che non ci sia solamente l'evento della MotoGP e quindi tutto finisca lì. Ovviamente quello è l'evento principale, più spettacolare, però cerchiamo di arricchire le giornate precedenti alla MotoGP, quindi di creare anche l'attesa per la gara con una serie di iniziative sul territorio. Ed è quello che facciamo da anni, dedicato appunto a Cato, che pilota scomparso tanti anni fa per un incidente, che era un cittadino di Misano, diciamo così, è di Porto Verde, sì, il nostro territorio, è una serie di eventi del territorio che fanno vivere la passione della moto, quindi gli eventi di approfondimento, come questa sera dove discutiamo di un tema, dei Burdel da Corsa, quindi dei bambini, dei piccoli che cominciano a correre, ma anche le serate fatte all'Arena 58, quindi con freestyle, con il trial, insomma con tutto quello che serve ad appassionare le persone. Quindi cerchiamo di fare questo, di creare una serie di eventi, di attività che accompagnino la gara principale. Così facciamo noi, così fanno gli altri comuni. È chiaro che Misano è il fulcro di tutto questo, perché qui c'è la MotoGP, qui c'è il Gran Premio, qui si corre, diciamo, e quindi qui cerchiamo di fare qualcosa in più, e lo facciamo per allietare gli ospiti e le persone che vengono, non solamente gli appassionati di moto ma anche quelli che sono qui in vacanza, ma in particolare chi ha la passione delle due ruote. Quindi vivere il clima due o tre giorni prima, partecipare alle iniziative, è un modo per avvicinarsi all'evento principale, che speriamo sia sempre bello e spettacolare come tutti gli anni. Speriamo che il tempo ci grazie anche quest'anno, che riusciamo a fare un bel weekend, perché è un bel ritorno alla normalità. Considerate che negli ultimi due anni la MotoGP si è fatta praticamente a porte chiuse, quindi con non più di 20.000 persone,
tornare a un livello quasi normale. Considerate che l'anno record è stato il 2019 con 150.000 spettatori. Non sarà facile, ma quest'anno vedrete che nel weekend avremo un bel po' di persone, quindi sarà un modo per tornare a vivere la passione delle due moto, e speriamo di farlo al meglio possibile. Che sia un bel divertimento per tutti. Grazie mille Fabrizio, grazie mille per questa specifica sulle caratteristiche non solo del Gran Premio ma di tutti gli eventi collaterali che arricchiscono questa settimana. Allora, Motoclub Misano, con il presidente Duilio Domiani, c'è una curiosità. Noi parleremo tra qualche istante di burdel, cioè dei bambini da corsa, degli adolescenti che si stanno facendo largo dopo la pratica del mondo delle mini moto, delle mini GP, verso le categorie Moto3 o Super Sport addirittura, quindi tra poco li andremo a incontrare. Però la storia del Motoclub Misano in questi anni si è in un certo qual modo scritta sul mondo del vintage, delle moto d'epoca, del collezionismo, delle moto performanti che hanno fatto la storia. Questo signore che è Duilio Damiani è l'attuale presidente del Motoclub Misano, ma tuttora gareggia nella Superbike pre-96 adesso del campionato Chief Classic, che è il campionato nazionale delle moto d'epoca, molto molto seguito, e ha vinto anche un bel po' di titoli, 14 campionati nella sua storia di sportivo in moto, 11, io ce ne metto sempre un paio in più che arricchisce il tuo palmarès. Tra questi però ce n'è stato uno bellissimo nell'endurance d'epoca, ovvero nel campionato europeo con le moto classiche, una stupenda Ducati 750, con cui insieme a Giancarlo Rossi, zio di Marco Simoncelli, ha affrontato e ha conquistato un titolo continentale. Quindi insomma, questa sera il Motoclub Misano comunque è presente con delle moto bellissime che hanno fatto la storia e alcune competono in questi campionati. Sì, sono esposte sulla vostra destra le moto di tutti i nostri piloti, quindi dai più piccoli ai più vintage come me. Noi come Motoclub siamo abbastanza rappresentati in tutte le categorie: mini moto, premoto 3, moto 3, Yamaha R3 Cup. Poi nelle classi vintage, dove ci sono i miei colleghi, insomma, abbiamo 30 piloti fra pilotini e piloti più quotati. Diamo adito alla nostra passione e speriamo di coinvolgervi in questo bello sport. Un bel impegno, diamo adito alla nostra passione cercando con quello che facciamo di coinvolgervi in questa avventura, e lo stanno facendo in questi ultimi anni soprattutto nei confronti dei più giovani. Grazie Duilio, grazie a tutto il Motoclub Misano Adriatico, che quando ci sono delle iniziative in circuito collateralmente cercano di creare sempre dell'animazione che coinvolge. Ecco, domani sera, ovviamente per gli appassionati di moto, alle ore 18 c'è la sfilata delle moto storiche. Una la guiderò anch'io propriamente, no? Che moto guido? È già pronta. Cos'è? Un Panta 500 del 1979. Ecco, spero di non far danni, l'anno scorso è andata bene, speriamo bene anche quest'anno. Faremo un paio di giri qua proprio per far vivere questa passione di moto, e le moto storiche ovviamente hanno anche quelle un fascino particolare, quindi le facciamo vivere, le facciamo girare per Misano, quindi alle 18 faremo un paio di giri di tutto il territorio proprio per avvicinarci ancora di più alla MotoGP, quindi partecipate tutti perché sarà una bella festa. Grazie davvero sindaco, ti facciamo accomodare Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico. Faremo un bel po' di casino domani sera, quindi siate numerosi ad assisterci. Ma un pilota che è proprio figlio di questa terra, perché è di Riccione, fermo da alcune stagioni, ha preso parte quest'anno alla gara del Mugello andando a punti, la sua moto è personale, se l'è comprata con i suoi soldini e se la mette a punto insieme al suo babbo, come faceva una volta, forse ancora prima di diventare un pilota professionista. Beh, oggi si è tolto una bella soddisfazione, perché oggi ha colto il terzo tempo assoluto dopo i due turni di libere. Il pilota attualmente non c'è, io vorrei subito annunciarlo e poi chiamo il suo babbo. Lui è Mattia Pasini, gli tributiamo un grande applauso da Riccione. Invito qua con noi Luca Pasini, in rappresentanza anche di suo fratello Maurizio, che è lì, che rappresenta il mondo mini project appunto della Pasini, il mondo delle mini moto. Concettuale nelle mini moto è Maurizio Pasini, eccolo qua, e che lo accogliamo. Però le corse sono così, bisogna crederci sempre.
e arrivare dopo più di 20 anni dall'inizio a, diciamo, fare queste gare così importanti in modo romantico come si è iniziato ai miei tempi, quando Mattia ancora non era nato, e anche se dovresti avere tanta esperienza, tranquillità, ma quando c'hai un figlio in pista, qui ce ne sono tanti di genitori, quindi credo che molti sappia cosa vuol dire, è sempre un'emozione che non si controlla. E l'emozione rompe la voce a Luca Pasini anche adesso, allora gli farei un grande applauso, perché si sente. Luca Pasini, per chi non lo conoscesse, perché chiaramente abbiamo tanti turisti, tanti amici, tanti ospiti del Gran Premio, è stato campione italiano Spa Production 750, prima ancora ha vinto il trofeo Yamaha RD 3,5, un trofeo monomarca che ha avuto un successo enorme, che affiancava in Italia molte prove del moto mondiale, tra l'altro, e ha corso anche alcune gare del mondiale Supersport. Ha intrapreso con suo fratello Maurizio l'avventura nel mondo delle minimoto. Nel loro team, ce lo dirà Maurizio, ci sono stati tanti bei burdel da corsa che sono diventati campioni del mondo. Io adesso ti lascio riposare qui con noi per eventuali foto, ma ti lascio tranquillo perché l'emozione prende il sopravvento. No, è che abbiamo finito, ho finito, no, mezz'ora fa, e abbiamo iniziato stamattina alle 8. Abbiamo avuto anche un po' di problemi per finire la moto per domattina, ho mangiato proprio una cosa al volo perché non volevo mancare. Perché Maurizio giustamente è stato fra l'altro protagonista con Luca e con tutti i piloti che ho menzionato, molto Valentino Rossi, molto Marco Melandri, del docufilm molto bello dedicato alle minimoto, si chiama Minimoto Revolution, la genesi dei campioni. Questo è uno spunto per dire che Burdel da Corsa si inserisce indubbiamente in questa vicenda, in questa storia anche cinematografica. E io sono contento di averti qua perché tu sei un grande testimone di questa grande avventura e tutti questi piloti li hai accompagnati pian piano verso la loro bella carriera. Sì, io devo ringraziare, perché sin dai primi anni 90, quando è nata la Minimoto, qui da noi c'è stata una grande affluenza di ragazzini giovani, perché avendo delle piste qui di Cattolica, San Mauro, qui nel circondario, c'erano diversi bambini, e ho avuto la fortuna di avere fra me insieme a Luca dei ragazzini che poi hanno fatto carriera, sono diventati campioni del mondo, a cominciare da Manuel Poggiari, Enea Pastellini per ultimo e un grande Marco Simoncelli, insomma, e quindi vederli crescere e avere l'imprinting sulle minimoto e poi far carriera è una soddisfazione che ci riempie di orgoglio, insomma, ecco. Poi ce ne sono stati tanti altri che hanno fatto per fortuna, Alex De Angelis, adesso non faccio la lista perché sarebbe tanto lunga e non vorrei togliere da tanti altri nei campionati nazionali, soprattutto questi nuovi Burdel da Corsa. Grazie alla famiglia Pasini, con Mattia Pasini e la sua Calex del team Aspar, in realtà la sua, messa a punto al meglio anche dal papà, pronto per questa bella avventura a Misano. Molto attivo, abbiamo visto tanto dinamismo, tante attività. Allora, siamo pronti per l'appuntamento del mondiale di questo weekend, ma intanto tante iniziative che ci rendono quanto mai coinvolti. Sì, tante iniziative. Okay, sì, tante iniziative come consuetudine qui a Misano, tante iniziative che sono di contorno e fanno capire che Misano comunque sia vive la MotoGP e vive per far sentire il turista o il fan o l'appassionato a casa e fargli vivere delle esperienze uniche qui a Misano, proprio in corrispondenza di questi grandi eventi. E essere assessore allo sport qui a Misano e poter collaborare con un'associazione, col motoclub di Misano, è veramente un qualche cosa di bello, di fortuna, di molto importante. Quindi credo che li voglio ringraziare innanzitutto come associazione per quello che stanno facendo, per quello che sta facendo il presidente, per quello che sta facendo il vicepresidente, per quello che sta facendo tutti i loro associati per rendere ancora di più ricco questo nostro fine settimana qui a Misano. Loro sono un po' da tutta Italia, ma la squadra è una squadra del territorio, nasce a Gradara, infatti si chiama Gradara Corse,
ma ha la base fondamentalmente oggi a Gabice. Invito con noi Carlo Facchini, che è il titolare di questo team, gli facciamo un applauso. Livrea d'ordinanza bianco-rosso, i colori storici della Gradara Corse, una scuderia che partecipa con entusiasmo dai campionati italiani velocità, quindi andiamo proprio alla base dove si forgiano i talenti, ma comincia molto prima che con i trofei monomarca, ma ora ce lo racconterà lui, soprattutto visivamente, perché andremo così a scoprire quei piloti che rappresentano la scuderia Gradara Corse. Allora, intanto complimenti Carlo per un'avventura che è cominciata quanti anni fa? Allora, è cominciata tantissimi anni fa, quando ho cercato di fare il pilota. Purtroppo non avevo le doti per fare il pilota e mi sono reso conto che dovevo cercare dei piloti veri per poter vincere qualcosa. Quindi sono circa 13-14 anni che ho iniziato a fare questa attività, ho costituito il team con dei soci e poi piano piano ci siamo sempre più spostati verso i giovani. Infatti nel 2016, quando è arrivata questa nuova categoria, la Super Sport 300, mi è sembrata la categoria più propedeutica sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, perché correre purtroppo è uno sport carissimo e lo sapete. Quindi mi sono buttato in questa categoria in diversi campionati. Abbiamo tre moto nel CIV, tre Kawasaki 400 dove facciamo la Super Sport 300, abbiamo due Yamaha, tre Yamaha nel trofeo Yamaha R3, e poi facciamo il campionato europeo femminile, sempre categoria 300, quindi diciamo che ci siamo differenziati sui vari campionati, ma con questa tipologia di categoria. Però, fiore all'occhiello, c'è il mio pilota più anziano, il mio figlioccio, corre con me dal 2016, che ormai è diventato troppo grande per la 300, l'abbiamo dovuto passare in 600, corriamo con l'MV Augusto nel National Trophy, fra l'altro un ragazzo bravissimo e velocissimo, di cui sono veramente molto molto orgoglioso. Ecco, adesso lo chiamiamo per bene, perché poi è un ragazzo ancora molto giovane, 20 anni, però per capire, per chi non fosse avvezzo al mondo delle corse motociclistiche, la Super Sport 300 che cos'è? Sostanzialmente sono delle moto che troviamo in giro anche per la città. Partiamo da questo presupposto, sono moto targabili. Molte sono chiaramente da corsa, non sono targate, ma sono moto abitualmente targate, protagoniste per i ragazzi che vanno o a scuola, oppure, visto che sono già delle 300 o dei 400, bicilindrici fra l'altro, sono delle moto molto fruibili anche per sbizzarrirsi nell'Appennino, Ma andiamo con ordine, io vorrei andare direttamente col tuo fiore all'occhiello, cominciamo così, perché è un ex Burdel da corsa, nel senso che ha 20 anni, arriva proprio da Gradara. Ha iniziato a correre a 16 anni con questo team, quando era ancora un ragazzino, ora con la MV 675 3 cilindri, la moto britannica di Hinckley, è impegnato in un torneo che affianca il campionato italiano. È un trofeo molto ambito, si chiama National Trophy, e invitiamo qua con noi con un grande applauso Francesco Prioli. Io li chiamerei praticamente tutti, poi sentiamo da ognuno una battuta, mi sembra la cosa più carina. Nel frattempo, guardate, l'ho menzionato prima, non posso lasciarlo così da parte, non posso lasciarlo a bordo del podio, anche del palco, io sono già in modalità gara del podio, del palco, anche perché ricordiamo che alcuni di questi Burdel da corsa li segue lui come tecnico federale. Lo riannunciamo di nuovo, da San Marino, Matatore, dai mondiali Grand Prix fino alla MotoGP e in Superbike, oggi titolare del team Rockendea con la Yamaha 300, signori, Alex Triani. Allora, Alex De Angelis ci raggiunge e a questo punto noi iniziamo questa carrellata, però io ho due sensazioni da Alex. Vabbè, ci hanno raggiunto, a prescindere, così è anche più bello. A questo punto io le annuncio, andiamo così, perché vedete la presenza in rosa, una ragazzina di 14 anni che arriva da Milano, partecipa al campionato europeo femminile che si disputa in concomitanza di molte prove, direi, del campionato italiano velocità. Le facciamo un grande applauso. Josephine Bruno! Attualmente quarta in campionato, attenzione. Parliamo di Kawasaki, parliamo un po' di Kawasaki, parliamo di questa 300, impegnati nel tricolore Supersport. Origini partenopi, ma arriva da Bellaria, io l'ho seguito quando correvi in Premoto 3, lui è Michele Nappi, gli facciamo un applauso. Ma passa avanti Michele, così ti vedono bene, perché altrimenti eccolo qui. Ora veniamo invece a quei due piloti che tanto ha caldeggiato giustamente Facchini, che sono
due ragazzi attualmente primo e secondo in un monomarca che si disputa nel contesto della Coppa Italia, è l'R300, molto molto bello, anche perché dà modo ai migliori poi di partecipare anche alle finali europee Blue Crew, che è un bel format che si corrono in concomitanza con delle tappe, Misano mi pare anche in Portogallo. E quindi, scusatemi, quindi sicuramente una grande occasione, e questi piloti sono esattamente il leader della classifica da Monza, Emanuele Cazzaniga. Emanuele, perfetto, è freddo Emanuele? Pensa io allora cosa potrei provare in questo momento. Mentre in seconda posizione il pilota romano da Monza a Roma, Emiliano Rappanotte, al quale tributiamo un bel applauso, bravo. Lui è talmente emozionato che ha fatto due passi indietro, però l'abbiamo riconosciuto per quello, quindi è già molto importante. Ragazzi, complimenti, tra poco vi sentiremo. Alex, allora io mi sono permesso di ricordare, oltre alla tua bellissima carriera sportiva, un impegno attualmente, due impegni molto importanti. Tecnico federale per seguire proprio i giovanissimi come talenti azzurri, da una parte, e poi un tuo team insieme a un pilota per me molto importante, come sai, nella mia carriera insieme a mio padre manageriale, che è Massimo Roccoli, 6 volte campione italiano di Supersport, in lista per la 7ª corona, ma anche campione minimoto prima. E voi avete creato un team che è uno spettacolo, Rock, che sta per Roccoli, Endea, che è lui, De Angelis, giustamente, e anche questa è una bella soddisfazione. Trofeo IAM3 c'entra qualcosa anche questo team, giustamente? Sì, allora in effetti con Massimo, con Roccoli, che è mio amico di infanzia, io c'ho una foto di Massimo Roccoli a casa mia che festeggiavamo, penso, il mio 7º o 8º compleanno, quindi eravamo prima amici, poi rivali in minimoto e adesso addirittura compagni in questa avventura come team manager. Noi niente, andavamo a allenarci con queste 300 nei cartodromi qui dalla zona e alla fine ogni volta che andavamo a girare, quindi ragazzi, venivano con noi e si allenavano con noi, quindi abbiamo detto va bene, bella questa cosa, però a questo punto creiamo una struttura per portare avanti questo progetto, e alla fine sta funzionando molto bene. L'anno scorso abbiamo vinto l'R3 Cup con Paladino, che quest'anno è passato a fare poi l'Europeo R3 Cup, e quindi speriamo di portare avanti anche altre situazioni. Qua con noi c'è Iacoi, la sua moto è esposta qua, moto Rockandea, e quindi stiamo facendo un bel lavoro con i giovani, lo sto facendo anche con la federazione per aiutare tutti i talenti azzurri, quindi nell'ambito del CIP sono responsabile di tutti i ragazzini dai 13 ai 17, stiamo facendo un lavoro egregio, anche perché altrimenti gli spagnoli stanno arrivando in maniera sproposita, pesante, e quindi stiamo cercando di portare su quello che sarà il futuro dei ragazzi, ce ne sono veramente tanti, quindi mi auguro di vedere prossimamente qua a Misano per il mondiale altri ragazzini che arrivano magari anche dalle nostre mani, quindi aver fatto questo tipo di lavoro. Sto facendo anche il conduttore per la Ducati moto elettrica, quella è una bellissima avventura, perché l'anno prossimo tutte le moto che faranno parte del mondiale Moto E saranno Ducati, e sarà un enorme piacere vedere la moto che io ho sviluppato quest'anno fare il mondiale l'anno prossimo. Tra l'altro i tempi che stiamo facendo sono di assoluto rispetto, credo che molti scettici che comunque alle quali non piace la Moto E magari l'anno prossimo potrebbero cambiare idea. Beh, allora intanto complimenti per tutte queste attività finalizzate, come vedete, da una parte a sviluppare un bellissimo progetto che nasce a Borgo Panigale. Tanto la Moto E vi consiglio veramente di seguirla, perché sono 8 giri almeno a Misano, ma di grande adrenalina, con dei piloti, alcuni hanno una storia importante alle spalle, altri addirittura come Domenico Gerter è in testa al Mondiale Supersport, da campione Supersport in carica, ed è in lotta per confermarsi ai vertici della Moto E, per cui ci sono tanti di quei temi per essere attratti da questa categoria, soprattutto in questo weekend che rappresenta anche l'ultima gara. Io direi che ne vale la pena, come dice Alex, di seguirla con attenzione, così come il progetto Ducati. Io però vorrei che tu spiegassi, perché abbiamo non una relazione, ma proprio 2 o 3 notte, quando ci sono questi corsi, oppure quando state seguendo i ragazzi. Io ho visto i filmati, vi ho visto all'opera, però magari le persone che non sono nel mondo delle corse non conoscono le dinamiche. Cosa succede quando, ad esempio, a Misano, che è centro anche federale, c'è un allenamento dei talenti azzurri, che sono i piloti che sono stati individuati come più brillanti, diciamo così, emessi dai vari campionati, vi ritrovate tu, il tuo collega Brannetti e altri piloti d'esperienza, cosa fate? Loro girano e poi cosa succede? Ma intanto quello che viene fuori è che è la rivalità che vince, no? Quindi comunque li mettiamo insieme e dopodiché gli facciamo vedere innanzitutto come va fatto l'esercizio, e dopodiché cronometro alla mano, uscita la curva, tutto. Quindi
esercizio per esercizio, curva per curva, fino ad arrivare alla sera, che dagli esercizi si passa veramente alle garette fra di loro. Facciamo tutto un percorso che viene fatto fino dall'inizio, quindi i ragazzi che arrivano con noi hanno 8 anni anche le prime volte, e quindi fino a poi riuscire a vedere che qualche talento azzurro come Surra, come Bertelle sono arrivati a fare il mondiale a Moto3. Quindi direi che si fa un percorso importante, ma tutto viene fatto proprio dagli esercizi. Si parte dalle moto come le ovale, sono moto più piccoline, sempre con le marce, con le sospensioni, ma piccoline, a girare intorno ai birilli, e da lì si comincia. Ma c'è un lavoro incredibile ed è molto bello vedere come poi riescono a realizzare in gara, mettere a fuoco delle cose che noi avevamo già provato negli esercizi. Quindi è fantastico, dà a noi soddisfazione. È un aspetto molto interessante di questa bella avventura, ne vedrete dei frame, delle parti, anche nel film Minimoto Revolution, la genesi dei campioni. Alex De Angelis, una burdel da corsa di allora che oggi, dopo una mirabolante carriera sportiva, sta allenando e preparando grandi talenti. Ci troviamo in pista. Tu arrivi da Roma? No. No, tu sei di Monza, perfetto. E sei il leader della Supersport R3, perdonami, trofeo Yamaha. Allora, com'è questa avventura in questo monomarca in Coppa Italia? Tutte moto identiche, le 300 Yamaha. Ma è un'esperienza bellissima. Io l'ho iniziata l'anno scorso, come mio primo anno in moto, e quest'anno ho deciso di rifarla con il team Radara Corse, in cui mi sono trovato subito bene. Il risultato si è visto, perché è un ambiente bellissimo e quando ci si trova tutti bene nel team poi i risultati escono. E niente, è veramente una bella esperienza, perché è un campionato dove le moto si equivalgono e quindi si creano delle belle battaglie, dei bei gruppi, dove soprattutto si impara tanto corpo a corpo. Allora, quanti anni hai? 19. 19 anni, da quanto sei nel mondo delle corse? Hai fatto anche mini moto prima? Ho corso fino a 9 anni in minimoto, avevo fatto il campionato italiano e ero arrivato secondo pari merito con Bertelle. Però insomma, con un pilota che è già nel mondiale. Sì, poi ho smesso e ho iniziato l'anno scorso, dopo 9 anni di fermo, e adesso mi trovo in questa situazione attuale, dai, non posso lamentarmi. Goditela, Cazzanighi, in attesa ovviamente di risvolti ancora più entusiasmanti. Leader del trofeo R3, complimenti. Emiliano Rappanotti, allora ci portiamo da quest'altra parte, perché se abbiamo sentito la voce del leader della classifica del trofeo, andiamo dal suo compagno di squadra che è anche il primo degli avversari. Insomma, qui è interessante la situazione. Quindi, com'è il rapporto ai box e nel paddock tra voi due? No, è molto tranquillo, perché c'è tanta comunicazione, soprattutto collaborazione. Ovviamente con la collaborazione si cresce anche insieme, e penso che siamo riusciti a fare un bel progetto quest'anno, a costruire una bella squadra ed ottenere ovviamente dei buoni risultati. Cazzaniga, questo è fair play o è realtà? No, è realtà, è realtà. Ah, bene, allora questo ci rasserena. Cosa fai nella vita? Studi, immagino? Sì, liceo scientifico. Liceo scientifico, quindi una volta si diceva che chi si dedicava al mondo delle corse e delle moto non era propriamente una persona studiosa e coscienziosa. Liceo scientifico è anche uno che studia parecchio, cioè il classico secchione. Complimenti davvero, complimenti e buon proseguio. Chiaramente immagino che per voi l'obiettivo, ragazzi, sia, oltre coronare col titolo tricolore, si pensa anche alle finali continentali con tutti i ragazzi europei. Sì, sì, certo. Andare in Portogallo qui. Per poi fare anche l'European Cup l'anno prossimo. Grandissimo campionato, monomarca e Amare 3, che affianca le gare europee del Mondiale Superbike. Bellissimo. Allora, Nappi, ci ritroviamo dopo le esperienze della pre-Moto3 e della Moto3 in questa realtà del trofeo, il trofeo Yamaha R3, no scusami, campionato italiano con la Kawasaki, per cui una bella esperienza, perché il CIV Supersport 300 è affollatissimo. Sì, dai, diciamo che il CIV Supersport 300 ha un livello molto alto di piloti, quindi ogni gara è sempre a fuoco e rientrare sempre nelle prime posizioni è molto difficile, perché siamo tutti attaccati con i tempi, però è molto, diciamo, c'è molta adrenalina nelle nostre gare. Molta adrenalina, gare sempre in gruppo, molto spesso in gruppo, per cui non mancano anche i trucchetti, magari gli ingressi un po' più decisi, diciamo così. Sì, gli ingressi decisi nella 300 ce ne sono parecchi, infatti
reduce dall'anno scorso da un infortunio proprio per un incidente del genere, però anche quest'anno la prima gara dove mi sono fratturato una vertebra, però dai, si continua rialzandosi sempre. Rialzandosi sempre, questo è lo spirito di chi ama il mondo delle moto, di chi va in moto e chi vive questa passione. Ascolta, io vedo ragazzi giovani, giovanissimi, ho parlato di piloti che iniziando con le mini moto, con le mini GP e con queste categorie sono arrivati ad essere dei professionisti. Tu cosa ti aspetti dal mondo della moto, Michele? Allora, arrivato alla mia età, che ho 18 anni, essendo partito da quando ne avevo 7, comunque do abbastanza fiducia a questo mondo, comunque io cerco di dare il meglio di me stesso per continuare e cercare di fare tanti risultati importanti. Non guardiamo tanto a una meta, ma concretizzare volta per volta, poi vediamo dove si arriva. Michele Nappi, un bel applauso, complimenti. Josephine, allora da Milano, campionato europeo femminile, molto avvincente, le moto sono delle Supersport 300? Ciao a tutti, sì, le moto sono delle Supersport 300, Kawasaki 400 e le KTM. Un bellissimo confronto, quante siete? All'incirca 20 più o meno. Beh, un buon numero, tra l'altro sono tante anche le ospiti straniere. Esatto, siamo molte ragazze italiane, però ci sono anche molte straniere come una sudafricana, due spagnole e una ragazza che viene dal Cile. Beh, attualmente che anno è per te di competizioni questo? Di competizioni vere e proprie è il secondo, perché l'anno scorso ho corso nella Premoto 3 al CIV. E sì, quest'anno grazie alla fortuna abbiamo incontrato Carlo, che è il team manager, ci ha dato una grande opportunità per correre sia nella Women's sia nelle R3 Cup con Cazzaniga e Rapanotti, che mi hanno aiutato molto quest'anno anche loro. Ah, quindi c'è stato proprio un training insieme con i ragazzi, con le Yamaha, scusami Trioli, e quindi veramente è avvincente anche questo spirito collaborativo, campionati differenti, però trovandoti con loro con un tipo di moto analogo, giustamente avete avuto modo di crescere insieme, state crescendo insieme. Sì, dai, devo dire molto grazie a tutti. Complimenti Josephine, cosa fai, cosa studi? Io meccanica. Ah beh, avete capito? Allora, liceo scientifico, così giusto, guarda, partono proprio chi ha un'esperienza, una passione, un impegno nella meccanica, che applaude Josephine, complimenti davvero. Ami sporcarti le mani? Molto. Molto, complimenti davvero. Ecco, loro se la tengono buona perché magari si fanno aiutare a mettere a punto la moto. Complimenti ancora, davvero. Prioli, tu eri il burdel da corsa, ma sei ancora giovanissimo, e adesso sei il pilota di riferimento in un torneo così avvincente come il National, con una bella MV. Sì, l'MV è veramente una gran moto e mi sto divertendo veramente tanto, che era l'obiettivo principale di quest'anno, dato che era il primo anno di 600, e quindi il nostro obiettivo era prevalentemente fare esperienza e acquisire feeling con la moto, e ci siamo riusciti anche grazie a dei tecnici favolosi tipo il mio meccanico. È un gran feeling con la squadra, anche perché è abbastanza che corro con loro, quindi nulla da dire, gran team. Ecco, nulla da dire, gran team. La cosa bella è un aspetto che non abbiamo rimarcato perché i tempi comunque sono anche abbastanza stretti, però in questo mondo, in questo ambiente, dalle gare nazionali già si comincia con le mini moto, c'è questa esperienza in cui c'è la condivisione con i meccanici, con chi si occupa delle sospensioni. Non è che si formano, guardate bene, soltanto i piloti, si formano tutte le figure fondamentali di una scuderia, quindi c'è chi ha già avvezza meccanica, arriva magari un ragazzo o una ragazza che iniziano a dare una mano a pulire la moto, poi pian piano a montare, poi magari qualcuno si specializza in quella che può essere in un futuro l'elettronica, almeno nel cammino. Quindi l'ambiente dedicato dalle mini moto in avanti ai giovani e alle scuderie che corrono in realtà è formativo per tante figure. Da qui si hanno poi quei professionisti che sono impiegati nei team nel mondiale, in giro per il mondo ovviamente, e in tante altre realtà.
professionali, come poi gli addetti stampa, perché magari arriva il ragazzino o la ragazzina che scrivono gli articoli, lo fanno per il team, inizia un meccanismo e ci si forma. Io mi sono formato con il mio club, per esempio, quindi ognuno ha un percorso e diventa un percorso, può diventare anche un percorso professionale, professionistico. Io direi un grazie davvero a tutta la Gradara Corse che ci ha fatto vedere un esempio di burdel da corsa di varietà che ancora si stanno maturando in questo ambiente. Grazie, io li farei accomodare con un grande applauso. Gradara Corse, stagione 2022. Vorrei solo fare un ringraziamento al Motoclub Misano che ci ha invitato, a Duilio, di cui sono un grande amico, e al Comune di Misano. Bellissima manifestazione e speriamo di ripeterla il prossimo anno. Ci sta benissimo. Grazie a tutti. Grazie ovviamente a Carlo Facchini. Io vorrei un attimo Duilio Damiani qua con noi di nuovo. Duilio, ci ha raggiunto un papà svedese, deve dalla Svezia, che è qui perché è arrivato non tanto in vacanza ma anche per vedere il moto mondiale, because you are here to see the world championship, is that right? E ha detto, il papà di questo ragazzino arriva qui e dice, ma che serata è? Qual è quell'argomento della serata? Ma parliamo di giovani ragazzi che corrono nei campionati italiani, che si stanno formando dalle mini moto fino alle moto 3 del tricolore per diventare magari in un futuro dei campioni. Ah, mio figlio, noi siamo qui per il mondiale, per assistere al mondiale, mio figlio attualmente è rookie dell'anno, ovvero debuttante dell'anno, con il quarto posto finale nel campionato di Svezia della Moto3 con la Honda, ed è il campione della Honda 100 svedese, Valdemar Melgren, che è qua con noi. Valdemar Melgren è la sorpresa, Valdemar, di questa serata, perché sono quelle situazioni che nascono così e che noi onestamente vogliamo cogliere al volo. First of all, we are very happy to have you here because it's a surprise, it happens like this, but you are here to see, in, together with your family, the GP of Misano. So you came here on holiday with the GP. Exactly, I came here on a holiday. This was not planned. It's a surprise for me too. Allora, ha detto, sono venuto in vacanza per vedere il Gran Premio e fare un po' di mare in Riviera. Poi in Svezia non sentono che arrivano già i primi freschi, per loro è ancora caldissimo, per cui se la godono alla grande, e allo stesso tempo può assistere al moto mondiale. E per lui dice, è una sorpresa ritrovarmi sul palco, glielo facciamo un altro applauso? Lui è un burdel da corsa scandinavo. Have you understood? It's a sentence of Marco Simoncelli. Burdel da corsa means in our dialect, young boy to run, to ride. Okay, that's an expression very, very nice of Marco Simoncelli. So, you are first in your chart, 100 GP, 100 CC in Sweden, and you are also the rookie of Moto3 in Sweden. So, what are you going to do for next season? Cosa farai il prossimo anno che sei già campione nella Mini GP 100 e sei protagonista della Moto3? Now, in September, I'm going to do a race in Honda Talent Cup in Germany. And for next year I want to race at least two races in the Northern Talent Cup. Allora attenzione, c'è una formula molto avvincente tedesca e nord-europea che è l'equivalente di quella spagnola, che è la Talent Cup. È una formula internazionale che si basa comunque di base su delle Moto3. E chiaramente c'è una versione scandinava e una versione tedesca. E quest'altr'anno, dopo aver primeggiato nella sua categoria mini GP svedese, essere stato quarto nella Moto3 di Svezia, sarà pronto per un campionato a più ampio raggio che toccherà tutta la Scandinavia e parte del nord Europa. So enjoy your next year and enjoy in particular Romagna and this GP. Thank you so much for having me here, it's a great pleasure. Valdemar Helgren dalla Svezia, un burdel da corsa del nord Europa, ciao. Un motociclista di vecchia data, disputava anche le gare del monomarca Bimota 500 due tempi ed è il procuratore generale della Federazione Motociclistica Italiana. Lui arriva dalla parte opposta di Valdemar, Valdemar viene dalla Svezia, lui viene da Ischia e porta il sapore mediterraneo qui a Misano. Lui è innamorato di Misano, attualmente però non gira più con delle super sportive, ce le ha, le colleziona, ma gira con una super custom cruiser di BMW. L'avvocato di Girolamo ci raggiunge, direi che è giusto che ci sia lui mentre andiamo a scoprire i vostri piloti, no? L'avvocato di Girolamo, insomma, tu sei un motociclista, un pilota, un mototurista, biker adesso, e anche biker.
ma quando si parla di sport si parla poi della Romagna di Misano, tu sei il primo che accorre. Questa iniziativa, i Burdel de Course. Questa iniziativa è bellissima, ma non è l'unica, devo dare merito a Misano Adriatico. A proposito, il sindaco è andato via? Come faccio a chiedergli la residenza? Perché anche se io vivo in un posto bellissimo, il più bello del mondo, che è l'isola di Ischia, ultimamente Misano mi sta occupando in tutta una serie di cose. Sono venuto per il campionato mondiale dei track, fine luglio sono venuto per la gara del CIV con le gare in notturna, una novità da qualche anno che stiamo riproponendo come federazione motociclistica. Adesso sono qui per il motomondiale, devo dire grazie a mio figlio che mi ha chiesto di accompagnarlo. Probabilmente mese prossimo verrò per il CIV Classic, perché ormai con la mia età devo vedere solo le moto d'epoca, e ricordo quando Pasini mi girava intorno nei campionati italiani e nei trofei, il buon Luca che ho rivisto volentieri. E questa iniziativa del Burdel de Course è un'iniziativa bellissima. Noi come federazione motociclistica italiana siamo quelli che assicurano uno sviluppo, e anche qui mi riallaccio al discorso territoriale di Misano Adriatico. Da un anno il centro tecnico federale è presso l'autodromo di Misano, segno che il legame tra la federazione motociclistica e la terra dei motor, perché non ci dimentichiamo che per me la Romagna è e resta la terra dei motor, per la federazione il centro tecnico federale è il luogo dove allevare i Burdel de Course, grazie ai nostri tecnici, ma grazie soprattutto all'entusiasmo che alligna dalle vostre parti. Grazie Misano e complimenti a tutti, grazie Boris per avermi fatto dire qualche parola su Misano Adriatico e su tutte le iniziative delle quali vi rendo merito. Buona serata a tutti. Grazie, grazie avvocato, grazie Antonio. Lui arriva proprio da qui, da Misano. 17 anni oggi, è salito in moto a 7 anni. Nel 2016 è stato vice campione italiano nella Junior B con le mini moto, poi è migrato verso le prime moto a marce, ovvero la mini GP. La mini moto non ha le marce, lo ricordiamo, è proprio per i piccolissimi. E ha corso anche in premoto 3. La cosa bella è che nel 2020 è stato vincitore del Blue Crew nel trofeo Yamaha R3 Cup con le bicilindriche di Vata. Vorrei un grande applauso per Emiliano Ercolani. Eccolo qua, Burdel de Course, Emiliano Ercolani, pilota di casa di questo motoclub. Allora, si avvicina al suo presidente. Andiamo avanti. Nel 2013, a 7 anni, ha iniziato a girare al motopark di Cattolica. Poi dopo è arrivato l'impegno nel regionale Minimoto, ha corso per ben 3 anni in regione, dal 2014, ma i primi successi, le prime soddisfazioni arrivano con una moto di cilindrata piuttosto importante, 160 con le marce, come piccole, la ovale. Che scuola la ovale per tanti ragazzi. Marchigiana, con la marchigiana Phantom, è stato un grande protagonista e soprattutto vi ricordiamo che nel 2022, dopo essere stato quinto nel 2021 col team Gresini in Moto3 Tricolore, è in lotta per il titolo italiano. Questa è la moto con cui milita nel campionato italiano Moto3 del team Gresini. Signori, un bel applauso per Biagio Miceli. Eccolo che ci raggiunge. Altro giovane alfiere della grande famiglia del motoclub Misano. Hai visto Ercolani? Credeva di essere sempre lui due volte. Allora adesso andiamo avanti con un altro protagonista. Riminese, ma oramai adottato da Misano, 10 anni. Beh, ha preso parte, sta prendendo parte al CIV Minimoto Junior B, è protagonista anche nel Simoncelli, un trofeo dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, molto seguito nel mondo delle minimoto. Roberto Bartolomeo Francesco, facciamo un applauso a Roberto Bartolomeo, se c'è ci raggiunge, noi andiamo avanti, nel frattempo se è presente ci porterà sul palco insieme ai suoi colleghi. Abbiamo un pilota che nasce a Brescia ma diventa misanese. Questo è un ragazzo che ha iniziato praticamente a gareggiare seguendo un po' il padre correva in tanti campionati nazionali. Prime gare WISP per tastare, per sentire l'ambiente dei primi passi con le minimoto, e poi è entrato in un team, il team DPS di Di Pasquale, che lo ha accompagnato in un lungo percorso di soddisfazioni. Secondo nel trofeo Marco Simoncelli, è stato protagonista
all'Europeo di Assen, dove è giunto terzo, campionato europeo, Leonardo Martinazzi. Un bel applauso, un altro talentuoso pilota del motoclub Misano Adriatico. Eccolo qua, Leonardo si porta qui con noi, complimenti. Qui ci ritroviamo di nuovo sempre a Gradara, ogni tanto le nostre strade ci portano a Gradara con un pilota diciottenne, un pilota che ha corso con la Ovale. Questa è la moto che sta utilizzando quest'anno nel campionato della Moto 3 Civa del campionato italiano, vedete, della Honda, ma il motore, come nella moto ovviamente del Tingresini, il motore è un motore Yamaha 450 monocilindrico di derivazione cross. Andiamo ad annunciare così Matteo Morri, al quale tributiamo un bel applauso. Matteo Morri è stato già campione nel trofeo Moto Estate Supermono nel 2021 e quest'anno invece si sbizzarrisce con questa moto nel campionato italiano. Complimenti. Sono di piloti, di giovani talenti, perché una volta parlavi del motoclub Misano, vedi tutte persone un po' robuste, no, col bastone no, perché insomma tutti, poi magari sai, quattro cappelli in croce, ma io su questo lato qui devo, su questo aspetto qui devo stare zitto comunque, insomma, però sono persone abbastanza mature che avevano delle moto rombanti, più mature di loro, quindi. Adesso invece pare del motoclub Misano arrivano dei ragazzini giovanissimi, tutti quanti piloti, chi a livello continentale, chi pronto per il campionato italiano, insomma si è veramente, si è allargata, no? La grande famiglia del motoclub. Allora, qui abbiamo un ragazzo che è nato nella provincia di Bologna ma vive a Modena, dove studia al liceo scientifico sportivo Alighieri, quindi si prepara culturalmente molto bene, ma ha il sogno delle corse, giustamente. Allora, a 12 anni ha cominciato ad allenarsi con una pit bike e poi dopo con una mini GP Bucce è iniziata a gareggiare nell'Italian Cup. Signori, nel 2020 ha corso nel CIV Premoto 3 per il team Oscar Performance di Cattolica e ricordiamo che attualmente è entrato nella grande famiglia del team Rockendea con la Yamaha R3, terzo finale nella Yamaha R3. Un bel applauso per Federico Iaccoi. Federico Iaccoi, un'altra bella storia di un pilota, eccolo, che rappresenta la grande famiglia di Roccoli De Angelis. E a questo punto completa questo schieramento un altro giovanissimo, 13 anni soltanto, arriva dall'Umbria, la bellissima Umbria, un pilota che ha corso già nel CIV Mini GP, corre nella Ovale 160, attenzione, è attualmente impegnato nella Premoto 3 tricolore con una performante Bucci, ma io l'ho visto protagonista in una stupenda gara Super Motar, quindi una disciplina tra la velocità e il motocross, a Viterbo, dove ha colto un'importante affermazione. Invitiamo qua con noi con un bel applauso Luca Maria Casagrande, e così eccolo qua con un balzo, e così completiamo questo stupendo schieramento con Luca Maria Casagrande, che porta, diciamo, a compimento questa bella squadra. Questa è la squadra della grande famiglia del motoclub Misano. Ne mancano ancora 4-5 che non sono potuti essere protagonisti questa sera. Però noi li salutiamo ugualmente, tenendo conto ovviamente, se consideriamo altri 5 ragazzi, insomma, veramente una grande famiglia. Io comincerei con Ercolani, perché lo ricordo ancora nelle immagini e negli impegni con le minimoto. Gli anni passano, anche se sei giovanissimo, ma cominciano ad arrivare sempre esperienze ancora più belle. Raccontaci un po' questo tuo cammino, quanti anni hai adesso? Io adesso ho 17 anni, ho iniziato bene all'età di 7 anni, sempre crescendo, sempre con questa passione che mi porto sempre con me, e da quest'anno, dai, sono sempre più avanti. Allora, chiaramente quando prima sentivi parlare di queste avventure che poi anche tu hai vissuto in tempi recenti, dalle mini moto crescendo fino qui, se tu pensi, non so, dove voglio arrivare col mondo delle moto, qual è il mio desiderio? E quello che potrebbe essere già concreto magari in un prossimo futuro, visto il tuo andamento attuale? Allora, concreto sarebbe Mondiale Supersport 300, sperando di andare con le selezioni al Portimão, giocarsela per l'Europeo 300 e poi fare il Mondiale Supersport. E invece l'altra strada MotoGP invece è molto più complicato e dispendioso da parte del denaro. Però comunque non l'accantoniamo, è lì, però dubbiamente l'obiettivo è andare a fare la finale europea. Sì, sì. Complimenti Emiliano, mi raccomando, Gassapetto, cosa fai, cosa studi? Io studio liti meccanica Rimini.
Ecco, quindi anche per te c'è la passione di mettere le mani sulla moto, di intervenire per le piccole soluzioni, anche magari quelle un po' più impegnative? Sì, quello lì, do una gran mano perché siamo un gruppo di amici, non c'ho un team, siamo con mio papà e un amico che non fa di lavoro meccanico e siamo lì a giocarci l'italiano nelle prime posizioni. Beh, allora intanto ci hai detto delle cose molto belle, cioè siamo un gruppo di amici e il meccanico in realtà è un grande appassionato che ci mette molto del suo, di cuore, e allora voglio dare una mano a lui e al babbo perché il team siamo noi. Questo è un po' lo spirito delle corse di qualche anno fa, che però esiste ancora, c'è, soprattutto nei campionati formativi, e quando vedi dei ragazzini o delle ragazzine, come abbiamo visto prima, che sono coinvolti in questo modo, fa sempre piacere. Un applauso che vale non solo per te, ma per questo spirito di affrontare le corse. Complimenti ragazzi. Biagio. Beh, allora, insomma, qui abbiamo dato delle belle note. Adesso quest'anno ti ritrovi con una moto in un team che soprattutto a Misano, in tutto il mondo, ma a Misano, in terra di Romagna, ad Imola, chiaramente, dici Tingresini, dici anche un senso di responsabilità a rappresentarlo. Sì, perché è un team molto importante sia nel mondiale che nell'italiano. Infatti è uno dei top team sia nel mondiale come nell'italiano. È un po' sì, è un po' un peso essere in questo team perché devi sempre fare dei buoni risultati, dai. Ascolta, allora non ne abbiamo parlato con altri ragazzi, ma ci sono altri sport che ti appassionano, che magari pratichi per tenerti in forma, oppure per te c'è solo la moto, magari il motocross come attività affine per prepararti? Ah, per allenarmi io sì, vado in bici, corro, vado in palestra, però sì, faccio anche cross, la moto sì. Per te la moto. Complimenti, complimenti. E allora, rivediamo brevemente com'è attualmente la tua stagione, come sei posizionato in classifica? Io sono quarto, a un punto dal terzo e a 15 punti dal primo, quindi sono vicino. Ci giochiamo il campionato queste ultime due gare, quindi sempre a fuoco. Sempre gas aperto, tra l'altro arriverete all'autodromo anche di Imola, quindi Mugello mi pare ci sia ancora, poi Imola, gran finale. Sì, a Imola è pista di casa per Gresini, quindi ci si gioca il campionato, quindi bisogna andare forte. Cosa proverai quando sarai in variante alta? Che io l'ho fatto in macchina la settimana scorsa, ci ho spinto un po'. Cosa farai quando sarai lì che e in realtà adesso si chiama variante Gresini? Cosa proverai al primo giro quando affronterai infiondato la variante alta, variante Gresini? Sarà un'emozione diversa dagli altri anni perché c'è questo nuovo nome, per me è molto importante. Sarà emozionante dal primo giro. Questo sorriso che lascia presagire anche molta emozione, è diventato anche rosso. Un bel applauso a Biagio Miceli perché veramente è un grande impegno. Allora qui ecco Leonardo Martinazzi. Noi abbiamo chiamato diversi, non tutti hanno risposto all'appello, quindi adesso devo ricostruire visivamente i nostri ragazzi. Allora Leonardo, insomma, tu arrivi da Brescia ma sei diventato misanese. Sì, perché la mia famiglia ha voluto venire a abitare qua, perché si stava anche meglio nel mondo dei motori, è molto meglio comunque perché là ora non avremo piste. Ecco, allora qui c'è già un obiettivo che state condividendo in famiglia, insomma il mondo delle corse come diciamo una possibilità di futuro, di carriera. Sì, quello che spera comunque ogni pilota, anche i miei genitori o i miei parenti hanno avuto successo comunque nel mondiale o nell'europeo. Allora, ascolta, perché qui anche per te nell'europeo è già arrivata una bella soddisfazione. Diciamo, perché non sono stato tanto soddisfatto perché ho avuto degli intoppi con altre persone che erano un po' più grandi e hanno avuto favoritismi nei contatti. Allora, attenzione, qui c'è già una leggera vena polemica. Però ci sta, perché il mondo dello sport e del motociclismo porta anche a questo, però insomma partendo già da un terzo posto, un bronzo europeo ad Assen, nella pista di Minimoto, prossimità del circuito, insomma c'è tanto da poter fare per ripartire, per andare alla grande. Sì, non è male, comunque noi pensiamo ora all'italiano, dove mi trovo primo per ora in testa al campionato italiano. Glielo facciamo un applauso perché vogliamo portare a casa a Misano questo titolo. Andrai a vedere il mondiale questo weekend? Certo. Sei già pronto? Pilota preferito attualmente?
di Gian Antonio perché sono cresciuto con lui. Ed è di Gian Antonio che fra l'altro è romano ma è stato a lungo anche misanese ed è tornato poi qui con Gresini, quindi complimenti e gas aperto, eh. Allora andiamo avanti con la nostra carrellata. Morri, bravo. Allora, diciamo insomma, la moto in questo caso sempre telaio Honda, sempre motore, ma la cosa bella è che è nato un team attorno a te. Questa è una bella situazione, un bel impegno anche insomma di chi ti segue in questa avventura. Sì, dopo i problemi dell'anno scorso, il mio babbo insieme a un socio, Lele, ha deciso di creare un team che sì, intorno a me, ma anche per altri piloti, insomma. Quanti siete nel team MR? Per ora due, poi se ne vuole aggiungere qualcun altro è benvenuto. Campagna acquisti, MR, ne approfittiamo. Ecco, dicevamo, ne approfittiamo, lo dice subito Mori. Se ci fosse qualche altro bordel da corsa che voglia di aggregarsi, noi siamo pronti, gli troviamo una sella sicuramente e lo facciamo correre. Livello di questo CIV nuovo, perché la Moto3 quest'anno ha cambiato aspetto, il telaio va bene, però il motore di derivazione cross com'è? Sì, quest'anno è cambiato il motore, però comunque il livello è molto alto, perché i tempi sono stati a Misano nella scorsa gara, quelli del mondiale di questo weekend, quindi diciamo che è molto alto secondo me. Molto molto alto, sei soddisfatto. Cosa fai oltre a prepararti a correre in moto nella vita? Corsa, bici e basta che palestra ovviamente, e ogni tanto vado al parchetto a giocare a calcio con i miei amici e queste cose qua. Studi per disgrazia ogni tanto? Sì, faccio l'ITIS a Urbino. Ah, ma dille ste cose, perché dopo lui dice, ma cosa fa? Questo è Duca Pallone, vai in bicicletta. E meccanica. Ecco, quindi ritorna di nuovo il filo conduttore della meccanica, che è un aspetto decisamente molto, molto importante. Complimenti, e si continua alla grande con le ultime due tappe, cioè quattro gare, perché sono quattro partenze del CIF. Complimenti. Qui invece abbiamo Federico Iacoi. Federico, allora tu sei il pilota di Massimo Roccoli e Alex De Angelis. Sì, sono il loro pilota insieme a Diego Palladino e Aquilano Edoardo. E sì, dai, è un bel team, è un bel ambiente, e quando c'è un bel ambiente diciamo che i risultati possono anche arrivare. Quest'anno siamo terzi nel Yamaha R3 Cup e cercheremo di vincerlo, anche se il primo è abbastanza distante, a 25 punti da noi circa, e quindi cercheremo di dare il massimo a Misano per provare a ottenere il titolo. Ecco, manca una gara alla conclusione? Sì, manca una gara, gara 1 e gara 2 a Misano. Beh, insomma, ci si gioca il tutto per tutto sulla pista di casa. Allora, ma è vero che, almeno fino a poco tempo fa, io sapevo che Massimo Roccoli e Alex De Angelis, con i loro piloti del proprio team, erano soliti indossare loro stessi tutte casco e scendere in pista insieme a voi. Lo fanno ancora? Lo fate ancora? Sì, lo fanno tuttora e ovviamente, diciamo, è anche un gran stimolo per noi, perché vedere dei piloti così importanti ci dà anche uno stimolo in più per dare il massimo e poi ci insegnano anche molto. Allora, due possibilità e due campionati che ti appassionano. Siamo più orientati verso il mondo del prototipo, ovvero Moto3, Moto2, MotoGP, oppure verso il mondo di Supersport, Superbike? Cosa ti affascina di più? Superbike, ovviamente anche per i costi, perché mondiale, fare il mondiale MotoGP, Moto2, Moto3 ci vuole un gran budget, cosa che noi per ora non abbiamo, quindi punteremo alla Superbike. Però si punta già verso quel tipo di campionato, magari step by step dalla Supersport 300. Sì, perché noi quest'anno puntiamo a essere selezionati per l'Europeo, la finale in Portogallo, e punteremo a quello, poi in base a come andrà vedremo in futuro cosa fare. Complimenti davvero anche a te, un grande applauso a Iacoi, e ora mi porto verso un giovanissimo, un altro giovanissimo, Luca Maria Casagrande, che viene dall'Umbria, da una terra meravigliosa, terra di grandi motociclisti, e che con il Motoclub Misano oramai è da un po' che ha intrapreso questo bel cammino. Sì, sono quasi praticamente 7 anni che sto con il motoclub di Misano Adriatico. In questo motoclub mi trovo benissimo, perché ci sono spettacolari persone al comando e ci sono molto affezionata a questo motoclub. Dimmi un po', allora, tu hai già tante gare da disputare, ma ogni tanto sei andato a vedere il tuo presidente o i suoi colleghi più maturi? Lo corro, andiamo un po' più avanti, con il Chief Classic, con le moto d'epoca, ti è capitato di seguirli? No, sinceramente non ci sono andato, però mi farebbe piacere andarci un giorno.
Allora, un giorno, se non ci sono ancora gare del tuo campionato, ti aspettiamo a ottobre per la gara di Misano del Chief Classic, perché bisognerebbe venire. È il 16, vero Duilio? 16 di ottobre, ci sono gare? No, mi sembra che c'è il 4 ottobre a Imola. Allora vieni da fare da segnalatore al tuo presidente, che magari lo galvanizzi un po' e si porta a casa un bel piazzamento qui a Misano. Va bene, portiamo fortuna. Portiamo fortuna, dai, raccontami invece, facciamo un applauso. Mi racconti invece un po' di curiosità, perché è vero, quest'anno ti stai sbizzarrendo anche in supermoto? Sì, quest'anno, a parte che è il primo anno in Premoto 3, abbiamo voluto fare questa esperienza con una deroga speciale della FIM. E sì, ho provato a fare anche gare del Super Motarda, che siamo andati giù per gioco con l'ATM dell'L30 Racing, che era il mio sogno provare questa moto, e siamo andati giù per gioco per provarla, abbiamo fatto la gara e siamo arrivati secondi. Bella soddisfazione, poi fra l'altro col team, un bel applauso glielo facciamo, perché il Super Motardo è una disciplina fantastica, è un punto d'incontro, era originariamente, tra il mondo del fuoristrada e il mondo della velocità. Sono moto dall'aspetto di derivazione cross, ma con rapporti, tipo di gomme e cambio di velocità, quindi derapate, ingressi spettacolari, gomito, è bellissimo. Sì, il Super Motardo mi piace tantissimo, poi a me piace entrare in curva facendo lo stoppi e mettendolo un po' di traverso, perché e il Super Motarda ti dà tanta emozione, perché è un po' come una giostra, te la giri come ti pare. Bella definizione, come una giostra che te la giri come ti pare. Luca Maria Casagrande, complimenti. Allora, il campionato prosegue nel Cipre Moto 3, ci sono due appuntamenti bellissimi, due piste che hanno una storia fantastica come Misano. Sì, abbiamo fatto da poco Misano, che abbiamo fatto dei grandi cambiamenti sulla moto, e da 17esimi al secondo giro della gara di Misano già ero decimo, e alla fine ho concluso ottavo. Sono contentissimo perché stiamo facendo dei piccoli step che spero che mi porteranno a grandi risultati. E allora ti aspettiamo ovviamente in quel del Mugello, ti aspettiamo in quel di Imola per il gran finale, e poi ovviamente ti aspetteranno a Misano per dar manforte a livello emotivo alla squadra vintage del Motoclub. Ciao, complimenti e un grande applauso direi a tutti i ragazzi e anche a quelli che purtroppo quest'oggi non ci sono del Motoclub Misano. Facciamo una foto tutti insieme? Burdel da corsa, una frase, un messaggio, un pensiero giocoso ma che vuol dire tanto. Bambini da corsa, un'avventura, un gioco, tutto comincia con la passione, con l'entusiasmo, soprattutto condiviso in famiglia, ed è questo il bello, e portato avanti. Qualcuno magari intraprende la strada del successo e diventa una leggenda, ma comunque tutti manterranno sicuramente, questo è il nostro auspicio, la grande passione per il mondo delle corse, del motociclismo e la passione di andare in moto. Grazie a tutti, ci ritroviamo, mi auguro, domani e domenica. Noi vi aspettiamo, io vi aspetto al Misano World City di Marco Simoncelli, perché il moto mondiale è di casa in Romagna. Ciao da Boris Casadio, ciao! Thank you.